Buonasera malgiocanti miei, sono proprio io, sono Filosofia, il vostro sensei altamente scarso e siamo tornati qui eh, con una nuova puntata di RO, il formato più cinico, violento, cattivo e bla 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 di YouTube. Queste cose le ho ripetute diverse volte negli scorsi video, quindi se ve li siete persi qui sopra apparirà il link eh, alla playlist che vi farà capire meglio cos'ero e il formato originale di. Magic Mal giocato. Comunque sostanzialmente RO è un sistema di eh, valutazione. Noi prendiamo un mazzo, lo portiamo in classificato e lo valutiamo in base alle sconfitte. Ebbene sì. Quattro sconfitte significa che il mazzo è immondizia da buttare e non guardare mai più. Tre sconfitte, il mazzo non è immondizia, ma è imbarazzante, ma poco ci manca, quindi forse conviene lasciarlo perdere e pensare a qualcos'altro con due sconfitte il mazzo è mediocre ed è un buon punto di partenza da cui partire per migliorarlo con una sconfitta il mazzo è buono complimenti con zero sconfitte è, è tanto culo oppure è una bomba ebbene sì, e io ho trito i mazzi in questo formato infatti lo chiamo trita carne e oggi eh, vi porto un mazzo che eh, non ho mai provato l'ho appena importato su uh, arena ed è Timur Energy, io non ho mai giocato con la, le meccaniche Energy, quindi è un mazzo che proveremo insieme eh, e vedremo come si comporterà, vediamo se sarò abbastanza buono da capire come funziona mentre gioco. ho preso sono diverse liste, ho preso il più cancro di tutti secondo me, che è lui Canister Piotr eh, Glogoski, il giocatore più antipatico di eh, Magic. Eh, a livello pro, quindi ho detto sicuramente questo è più calco, perché questo promette di essere un mazzo antipatico e cancerogeno. E quindi ho detto: prendiamo la lista più antipatica. Ce ne sono diverse, ma il succo non cambia. Noi giochiamo energia. Energia è una meccanica originale di Kala. Ad esempio, ci sono carte che ti danno energia come armonizzarsi con l'etere. Che costa Mana verde dice passa e assegna il torrimorio per una carta terra base, la riveli e la aggiungi alla tua mano, poi rimescola il tuo rimorio e ottieni due energie. Le energie si accumulano finché non le vai a spendere e l'avversario non può interagire in nessun modo con l'energia che tu hai, o almeno credo, poi forse c'è qualche carta che interagisce con l'energia, non ci ho fatto caso. Alcune carte che sfruttano l'energia sono, ad esempio, il fulmine imbrigliato, che costa due mana: uno in colore e uno rosso. È un istantaneo che dice scegli una creatura bersaglio, ottieni 3 energie. Poi puoi pagare un qualsiasi ammontare di energia. Il fulmine imbrigliato infligge altrettanti danni a quella creatura. Quindi, di base, lui può infliggere 3 danni, o anche 2 o anche uno, a seconda di chi vogliamo andare a uccidere, o anche di più. Perché se abbiamo accumulato energia prima, ad esempio con armonizzarsi con l'etere, avremo due segnalini di energia più i tre di questo qui, del fulmine imbrigliato, quindi saremo a 5, potremmo spendere 5 energie per sparare una creatura sostanzialmente. Quindi funziona in questo modo. Ci sono carte che danno energia e modi per spendere questa energia. E il modo principale probabilmente è il prodigio dell'eterologia. Quattro uh, mani in colori per un artefatto leggendario mitico che dice ogni qualvolta un permanente che controlli viene messo in un cimitero ottieni una energia. Poi tappandolo paga uh, sei energie e guarda le prime sei carte del tuo rimorio. Puoi lanciare una magia scelta tra esse senza pagare il suo costo di mana. Metti le altre in fondo al tuo rimorio in ordine casuale. Quindi sostanzialmente ci stanno dicendo che viva il free cast! E meno male che Agent of Treachery non c'è più, se no era un agente del tradimento a gratis ogni turno, sostanzialmente. Voi mi state dicendo questo: che non avete imparato la lezione, Wizard, che non avete capito che eh, lanciare a gratis magie, eh, soprattutto Ulamog, ad esempio, perché noi poi il nostro fine ultimo è quello, Ugin e Ulamog. Lanciarli a gratis è una cosa giusta e bella, soprattutto potenzialmente è una cosa che possiamo fare al quarto turno. Perché, o anche prima, rampando ovviamente. però se noi otteniamo 6 energia, eh, prima del quarto turno caliamo il prodigio, lo tappiamo e, abbiamo sei, e se abbiamo 6 energie lo tappiamo e andiamo a trovare Ulamog. Ulamog al quarto turno si mangia qualche terra, qualche creatura ed è finita la partita. Anche se Ulamog il suo effetto non si attiva quando uh, no, è vero, no, aspetta. Quando lanci questa magia. E quindi noi la andiamo a, a lanciare col prodigio diso Non ci avevo pensato. Perché lui dice non lo metti nel campo di battaglia. Puoi lanciare una magia scelta senza pagare il suo costo di mana. Quindi quando entra, noi esiliamo due permanenti. Al quarto turno. Con Ulamog. Boh, boh ragazzi. Forse mi sta sfuggendo qualcosa però ferma. ferma tutti non, non ci agitiamo subito. Non è detto, sono convinto che hanno imparato i loro errori. Wizard ha a cuore il bilanciamento del gioco, l'abbiamo visto. Eh, non è che hanno stampato una carta come Omnat per poi bannarla du la, la se due settimane dopo che era uscita. No, no, non l'hanno fatto. Parte le polemiche. Dai, ragazzi, non voglio essere polemico. Magari non, non funzionerà il mazzo, non sarà opprimente. E in che ci sono meccaniche più forti, quindi non, non riuscirà a dominare. Quindi io non l'ho mai provata Energy e non ho mai provato questo mazzo. Quindi l'unico modo è giocarlo. Quindi ve lo spiego brevemente: Ulamog abbiamo detto costa 10 mano 10-10 indistruttibile. Quando lanci questa magia, esilia due permanenti bersaglio. Quindi rimozione, due rimozioni al costo di un mega ciccione 10-10 che non è finita qui, oltre ad essere indistruttibile ogni qualvolta attacca, il giocatore in difesa esilia le prime 20 carte del suo rimorio ciò significa che eh, con due attacchi praticamente gli è millato 40 carte però due attacchi sono con un 10-10 indistruttibile sono tanta roba quando cala Ulamog in campo la partita è finita, è una carta sbagliata che sinceramente non mi fa impazzire. Queste carte così forti, che non si cioè non è sinergia questo, è un una carta ultra rotta sostanzialmente. E loro hanno pensato che 10 mana fosse bilanciato, no? Però poi ti stampano carte come il prodigio che te lo cita in gioco a turno 4 e, e vabbè, vabbè, dai, non, non facciamo i... I cattivi che criticano la povera Wizard, poi abbiamo Ugin che abbiamo visto mille volte, un'altra carta sbagliata. 8 mana per un Planeswalker leggendario a 7 di fedeltà. Con la più 2, Ugin infligge 3 danni in qualsiasi bersaglio. Con la meno X esilia un permanente con costo di mana convertito pari o inferiore a X di uno o più colori. Quindi tutto ciò che è un colore è morto. Con Ugin, sostanzialmente, quando entra in campo, possiamo frattare. Eh, completamente, quasi completamente. Dai, difficilmente qualcosa sopravvive, magari qualche artefatto spa, sparuto che il nostro avversario gioca con la meno 10, che significa sostanzialmente dopo due turni di, di, di voltaggio del nostro avversario, che l'abbiamo portato a 10, il nostro Ugin a 11. Scusate, quando abbiamo 7 punti vita, peschiamo 7 carte, poi mettiamo sul campo fino a 7 carte permanenti dalla tua mano Potenza allo stato puro. Un'altra carta molto costosa che possiamo stare can gratis col prodigio e la riparazione di portale marino. Sette mana. Pesca carte pari al numero di carte nella tua mano, non hai un limite massimo di carte eh, in mano per essere partita. Quindi più carte abbiamo in mano più questa diventa forte ovviamente. Poi giochiamo Uro, un'altra carta bella sgravata, gigante bannato in standard, un 6-6 che costa 3 mana, quando entra nel campo di battaglia lo sacrifichiamo a meno che non sia fuggito, ogni qualvolta entra nel campo di battaglia o attacca, guadagni 3 punti vita e peschi una carta, poi puoi mettere sul campo di battaglia una carta terra da tua mano, quindi... Ti pesca una carta, ti guadagna vite e ti rampa, quindi più di così non possiamo volere da una carta e soprattutto poi possiamo farlo fuggire dal cimitero pagando 4 mana, doppio verde e doppio blu. E esiliamo altre 5 carte dal nostro cimitero e abbiamo un bel 6-6 che ogni qualvolta attacca ci fa tanto valore. Ma guardiamo le carte nuove: abbiamo visto il fulmine e l'armonizzarsi. C'è l'enigmatico del tessilegno, 2 mana un artefatto che. Quando entra in campo di battaglia guadagni 3 punti vita e ottieni 3 energie. Si ottiene energia molto facilmente. Non pensavo fosse così semplice. Poi sacrificando l'enigmatico del tessilegno guadagni 3 punti vita e ottieni 3 energie. Quindi mi fa 6 energie sa so fare, pagando 3 mana verdi. Tanta roba. Servitore del flusso, 2 mana per un 2-2. Quando entra in campo di battaglia ottieni due, due energie e poi pagando un'energia e tappandolo possiamo aggiungere un mana di qualsiasi colore bel mana d'orc che comunque tutte queste carte quando entrano ci aggiungono energia quindi non penso che saremmo mai accorti, virtuoso dei turbinanti, 3 mana 1 in colore uno blu uno rosso 1 un 2-3 quando entra nel campo di battaglia ottieni tre energie pagando tre energie, creiamo un tottero 1-1 in colore con volare, non so se useremo mai la sua abilità perché ha un tot, no? Però questo lo possiamo fare anche a velocità istantanea. Ora Che ci penso. Può essere anche un chan bloccante nelle situazioni concitate. Raffinatore fuorilegge. Quando entra in campo di battaglia, pesca una carta e ottieni due mana, eh, cioè scusate, due energie per un 3-2 per tre mana. Tanta roba. Infatti è stato bannato. Queste due carte sono state bannate, anche questa forse. Il mazzo era talmente forte che l'avevano bannato. Quindi capite. Poi giochiamo Nissone che scuota il mondo, che ci aggiunge mana. Eh, è forte, è una carta sbagliata. 5 mana, 3 in colore, doppio verde per 5 fedeltà. E Con la passiva che ogni qualvolta tappi una foresta per attingere mana, aggiungi verde addizionale. Scegli fino a una terra, non creatura bersaglio che controlli, metti 3 segnalini più uno più uno su so di essa la stappi, diventa un elementale 0-0 con cautela e rapidità quindi può attaccare e difendere Anissa, oppure la possiamo ritappare per fare altre cose poi con la meno 8 otteniamo un emblema che le terre che controlli hanno indistruttibile passiamo in rassegna il nostro grimorio e mettiamo un qualsiasi numero di carte foresta nel campo di battaglia tappate e poi rimescoliamo il mazzo bella bombazza diciamo che abbiamo visto tutto c'è anche una cyborg ma noi lo giocheremo best of three e vediamo come si comporta magari come ho detto giocherò male non, so, non l'ho mai giocato quindi farò cagare e il mazzo non sarà così pericoloso come sembra o magari invece sarà una bombazza vediamo ci vediamo alla fine del video per le considerazioni finali a dopo deluxe toast un toast deluxe vediamo un po' come si comporta Timur Energy non l'ho mai giocato quindi potrei cappellare Abbiamo il prodigio, abbiamo Nissa, servitore. Servitore, possiamo giocare Nissa a... Ah. Uh. Questo ci aggiunge, quando entra ci aggiunge mana, prodigio. Non lo so ragazzi. Uh, Dovremmo legarla questa? Ma il piano di Nissa non sembra male. Giochiamo quello che sappiamo che può funzionare. Poi ci ragioniamo meglio sul resto. Ok, questo ci permette di eh, aggiungere etere. Quindi qual è la soluzione migliore per fare etere? Questo. E questo probabilmente. Facciamo tre etere, poi giochiamo a normalizzarsi l'etere, possiamo giocare il prodigio dell'eterologia se non ce la spara ha fatto bene la sparaccia e quindi eh, a turno 4 possiamo giocare a tua Digi Raghetto se becchiamo nulla Gomog e praticamente la partita è sostanzialmente finita ci cerchiamo mana blu abbiamo già 5 energie quindi prossimo turno prodigio dell'eteologia, se non ha counter vediamo cosa becchiamo. Draghetto Spiritello. Giocherà a counter, può darsi. Se è furbo lo fa. Prodigio. C'hai counter. Ah no, 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 scusate ho sbagliato passaggio leggendario ma no non potevo comunque giocare non ho 6 energie c'è rimbalzino per il prodigio piano strategico guarda le prime tre carte aggiungi una alla tua mano metti l'altra nel tuo cimitero va bene ok riesci a giocare fenicia sai due se sono morto ok ok abbiamo adesso sei energie ci cerchiamo una verde e vediamo cosa becchiamo. abbiamo cappellato o oh no possiamo giocare Nissa però secondo me ci conviene giocare Uro di legge Questo ci guadagna a pesca una carta. Siamo morti, no? Non è così forte come pensavo. Ci ha ammissato completamente. Brivido. 4 Non è così forte come pensavo. Draghetto spiritello. Se la nostra unica speranza è quando entra pesca una carta e poi giochiamo enigmatico oppure giochiamo prima enigmatico guadagniamo tre vite allora possiamo gastare questo otteniamo tre energie possiamo gastare uro una di quella dobbiamo fargliela fuori. Visualizzo il campo di battaglia. Salvatore dei flussi. Uro ci fa vite e il pane al cimitero. Una di là dobbiamo ammazzare. Rifiuta. No, ho sbagliato. Sono... Eh, eccolo le Ugin. Sono morto. Concediamo. Concediamo. Ah. E Nine block. Nine block. Ma tra l'altro c'è uno stage di Kaladesh. Che non ci ho fatto caso. Non mi pare di averlo visto, devo essere sincero. Ok, virtuoso dei turbinanti. Servitore del flusso. E abbiamo Etherworks. Proviamo. Ci andiamo a cercare subito il mana rosso. Può essere che sia un mazzo timore energia anche a sua. Non avendolo giocato ragazzi, io veramente sono titubante su... Quindi è, è una prova che ho fatto portarvelo qui. Magari mi sto allarmando per niente. Mi sto allarmando per niente, non è un mazzo così... Ah, con tune mi sarebbe servito, eh. Però abbiamo due servitori del flusso. due energie poi titubante non possiamo fare al turno 4 quello che vogliamo fare a meno che non peschiamo a tionno ora pensieri si mangia il prodigio ok portare marino e noi attacchiamo noi possiamo pagare in qualsiasi momento giusto per fare un tottero ottimo ora l'idea sarebbe pescare non questo sicuramente uh, attacchiamo giochiamo un altro di questi Cerchiamo questo come terra. Niente attaccata. Terminatore. Abbiamo 7 energie. Basta un Marvel. Dovremmo essere a cavallo. Oppure questo mazzo. Eh, su cui c'era tanto hype per nulla. E l'ho sopravalutato. Uiro. Va bene. Ok. Canister. Se fai brutta figura però... Ok, vabbè, scartami un vulamog. Non è una buona mossa. Ok. Ci prendiamo un verde E eh, anche pure la vinciamo così. Sarebbe assurdo, no? ma la fratta sicuramente. ...Extinction event oppure eh, okay. Extinction event va bene cosa fai dispari pare potrei fare un tottero e eh, quasi quasi lo faccio e io no mi tengo sei fuori legge peschiamo una carta portiamo a 5 c'è un altro evento di estinzione posso fare due totteri quindi lui deve scegliere qualunque se ha una fratta e eh no se deve avere una fratta, fratta di quelle buone liquidare poi è qualcos'altro è eh, l'abilità forte di questo qui che è instant e eh, boh attacchiamo boom e te ok il mazzo ha vinto ma senza il marvel il tipo non aveva pescato mano Gio. Gio, 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 terza partita del mazzo di canister. Il timore. Energy. Ok, abbiamo ammonizzato con l'etere, Ma non possiamo che Tu turno 1 Abbiamo il raffinatore. Ma uh, non è una mano che mi convince. Anche se avere due rimazioni non è male, ma non abbiamo il mana. Ok, trioma servitore del flusso. E ammonizzarsi. Con questo ci possiamo provare un servitore se ne va e entra tappata poi possiamo giocare questa tappata oppure giocare la servitrice del flusso oppure usare normalizzarsi con l'etere e mettere quella tappata però non ce ne sarà bisogno quindi noi giochiamo servitore del flusso così possiamo giocare eventualmente missa a turno 4 lei sarebbe pescare il male scrutatore di fermo ok questo può avere counter doppia riparazione uh, vogliamo magari un blu e magari tra dallo scrutatore vediamo un po' no Vabbè, due danni gratis tanto non potevamo parare il problema è adesso se ha il counter aperto per i volanti se peschiamo un marvel proiezioni scorcentali ok tempo mana Ok, è del tipo buono. Cerchiamo un verde. Giochiamo Nissa. Vaga. Rise, my friend. Abbiamo a disposizione 6 mana, 7, 8 mana. Peschiamo un'altra foresta, possiamo castare un vulavog. 5, puoi uccidere Nissa. Se peschiamo una foresta, possiamo castare... No, non è una foresta. Questo guadagniamo energy, peschiamo una carta, no, guadagniamo 3 punti vita. Possiamo saccarlo per pescare una carta. Ma no, non è solo per guadagnare vita. Va bene. Quindi possiamo giocare questa come terra. Che possiamo attaccare sostanzialmente. Finché lui si concentra su quello, il problema è che non abbiamo la letterworks delle meraviglie. Il problema di questo mazzo probabilmente è che non trovi i pezzi che necessiti, di cui necessiti. Sovrano degli ariaferini Ok, 5-5. Spiritella forfante. 6-6. Ok, Nissa purtroppo è morta. E lui pesca. Fulmine. Fulmine, possiamo sparare lo scutatore. Anche se non è esaltante la cosa. O, o sovrano degli alfelini e attacchiamo. Facciamo fuori questo. Paga 4. Ok. Nessun attaccante. questa la giochiamo come terra. Entra tappata. 2, 4, 5, 6, 7. 7 mani a disposizione. Eh, non dovevo giocarla potevo giocare a portare in nulla marinaio bene eh. marinaio va bene quei eh, volanti così sono quattro 4... eh c'è pure la da d'alto eh va bene sconfitta Mike D ok abbiamo quello che vogliamo il problema è che siamo lenti eh, sono tutte male giochi per primo ci proviamo un lamo che non è il massimo però noi vogliamo avere il prodigio Siamo un po' lenti sicuramente, però dovremmo fare abbastanza energia per utilizzare il prodigio, magari turno turno 5. Queste due terre dobbiamo controllare per farla entrare stappata. Nostro amico Mike D ci ragiona. Ok, arriviamo mai giù? Poi faremo ammonizzarsi. Eh, siamo lenti. Uh, ma abbiamo... Prendiamo un verde. Questa è stappata adesso. Si. Sì. Possiamo giocare... Servitore del flusso Goblin. Allora, qual è il piano? Con questo peschiamo la carta, con uno rampiamo. Però uno uh, non è il massimo. Ci conviene fare così. se non fa schifo, forse la meglio il servitore, ma non l'abbiamo pescata. Affinatore fuori legge. Tu puoi pompare i tuoi goblin in qualche modo, condottiero, gli dai rapidità e costruire... Però non attacchi. Noi giochiamo il prodigio, quando giochiamo il prodigio siamo però lenti. Noi dobbiamo giocare il prodigio e subito usare la sua abilità servitore del flusso aggiungi due mani questo e terminiamo il turno bovine ramp danno due danno ad ogni avversario crenco e fai un sacco di goblin va bene e attacchi goblin inceneritore Ok, danno c'è poi bandiera. Ok, canale. Ah, non controlli al massimo altri due terre. Quanto? Non ho ancora capito un cazzo di sta Ora dobbiamo confidare ai nugin. Possiamo giocare un altro raffinatore o giocare una Nissa, perché no? Nessuno attaccante. Ah, se c'è Muxo siamo morti, ma... Possiamo giocare a Ulamo. Sono 2, 4, 6, 7, 8, serve una foresti. condottiero lo lanci crenco fai un miliardo di goblin eh sarà troppo tardi quando matrona goblin ti vai a cercare noxus massimo un terra. terre mamma mia ragazzi oggi ve l'ho giocata proprio male questa eh? e sono tutte carte nuove quindi non le ho ancora assimilate si sì, ero proprio ignorante di caladesci veterano delle raffiche sparo gli attacchi e sono morto mi sa vediamo cosa, come attacca e poi ragioniamo attacchi lei attacchi lei attacchi lei attacchi lei tutti che attaccano lei devo uccidere condottiero go goblin e quenco eh, come faccio a farlo servirebbe modo di fare 6 energie ok va bene tutti su nissan ok maturana beh allora se tu mi offri tutta sta roba così io la prendo ottengo energy cento dell'etere ottengo energy posso giocare questo più uno. no posso giocare questo se pesco una terra posso eh dobbiamo pescare una terra però siamo morti speranza è quella di giocare questo Ula eh, serve a Ugin Ugin allora Ulamog eh Ulamog ci sta Versagli lui e lui eh Ulamog eh. parecchia roba non sono attaccati. Ulamog è parecchia roba. Il castello di Bracerocca, siamo morti. Sono 30 danni, sì. Gobbero ottamatore ovviamente, c'ha le risposte. Ah, però non può po pomparli, eh, ma siamo comunque morti, sì. Allora, tu muori, tu muori, tu muori, tu muori. Sono 24 danni. 2 danni e siamo morti. Purtroppo non siamo stati abbastanza veloci per i gol Mi sa che la vera carta è sbagliata è quenque, eh. E siamo qui per le considerazioni finali. Sono sostanzialmente tre sconfitte e una vittoria. Un mazzo imbarazzante, non me lo sarei mai aspettato. Ovviamente, io non sapevo giocare energia. È la prima volta che gioco il mazzo, e è tutta una serie di cose che fanno sì che questo possa influenzare il risultato di Ro. Uh, è sicuramente problematico il prodigio dell'eterologia, però questo mazzo eh, probabilmente non è abbastanza veloce e consistente per Historic. Questa è l'impressione che mi ha dato giocandolo che nonostante abbia eh, molta potenza e energia di a turno 4 giocare un ulamog eh, la gente già lo gioca a turno 4 ulamog e ughin quindi non è abbastanza per i story o sono solo io che non so giocarlo e che devo imparare o sottovaluto energia e è facile fare energia questo l'ho capito eh, probabilmente serve qualcosa un peschino eh, che selezioni trovare prodigio dall'elettrologia perché ovviamente se non abbiamo prodigio e trovare oppure trovare cose che ci fanno energia questo è fondamentale se no noi vogliamo attivare il prodigio dall'elettrologia sempre non per castare ughine eh, o olamog quando ci resta comodo anche Nissa non mi ha convinto molto in questo mazzo ca però l'ha fatto canister un pro quindi io eh, che cosa posso dire al riguardo? L'ha fatto così? Ci sarà un motivo per cui ha messo questa carta? No, secondo me non mi convince. Bisogna puntare più sulla combo e renderla più consistente. Serve un modo per trovare il prodigio della trilogia. Ci sono carte che trovano artefatti, quindi si potrebbe pensare di utilizzare quelle. Potrebbe essere un'idea. E e buono abbiamo detto tutto eh, fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi qui nei commenti qui sotto a me fa sempre molto piacere dialogare con voi e mi raccomando like al video iscrizioncina e eh, se mi volete davvero bene condivisione con i vostri amici a cui interessa magic così il canale continuerà a crescere continueranno ad arrivare sempre nuovi video e se avete un mazzo ro che volete che io twiti Basta iscriversi a Discord e inviarlo nell'apposita sezione la lista. E io la porterò qui sul eh, canale e subirà lo stesso trattamento che, che ha subito questo mazzo: ovvero, nessuno sconto, nessun appello. Si trita eh, come va, va. E se va bene, va bene. Se va male, va male. Capitan, ovvio. Bene, per questo video è tutto. Io vi auguro una buona notte. e Ci vediamo al prossimo. Bye, bye.